Ciao a tutti ed eccoci per una nuova puntata di Rock Politic. In questa nuova puntata vorrei appunto parlare delle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna. Elezioni molto importanti per il governo italiano, in quanto capiremo le sorti del futuro del nostro governo. Perché? Perché appunto il PD e la Lega sono in un equilibrio totale e questo appunto significherebbe con una vittoria della Lega e del candidato Lucia Borgonzoni, probabilmente la caduta del governo italiano, con un rischio altissimo di elezioni anticipate. Ma come siamo arrivati a questo punto? In Umbria, nelle ultime elezioni in Umbria, il PD ha ricevuto una grossa sconfitta storica, diciamo, perché la Lega Nord è riuscita a impossessarsi di una regione che era ormai da anni, dal 1970, una cassaforte rossa, in quanto è sempre stata governata da partiti di centrosinistra. Ma questo successo della Lega a cosa può essere collegato? Perché un partito nato intorno agli anni 90 come un partito secessionista dal senatore Umberto Bossi, perché è riuscito a impossessarsi di queste regioni che sono collocate nel centro-meridione, che comunque sono sempre state ostili a questo partito e alle ideologie di questo partito. Il successo della Lega Nord si può ricollegare senza ombra di dubbio totalmente a Matteo Salvini. Matteo Salvini che è riuscito a impossessarsi del centrodestra e diventare il capoguida del centrodestra, grazie anche al tracollo subito in questi ultimi anni da Silvio Berlusconi. Ma il successo di Salvini non può essere solo un caso fortuito, essersi trovato lì e aver usufruito solo della caduta di Berlusconi, ma possiamo ricollegarci anche alla bravura politica machiavellica di Salvini, la sua faccia tosta, che è riuscita, diciamo, ad ottenere cose nonostante lui si sia sempre posto in maniera ostile rispetto ad altri partiti. Per esempio il governo giallo-verde è nato dopo dichiarazioni di Salvini in cui diceva che non avrebbe mai fatto un governo con Di Maio, aveva fatto un governo con Grillo, che era lontanissimo dall'ideologia di 5 Stelle. Eppure la sua abilità machiavellica è riuscito a fare questo governo e a sembrare il più credibile in questo governo, più credibile di Di Maio, più credibile di Conte. Tutti stanno aspettando un suo passo falso per farlo fuori dai giochi della politica italiana, perché quando una personalità come Salvini acquisisce troppo potere diventa pericoloso per gli interessi italiani non ricoperti appunto da Salvini. E quindi mezzo passo falso Salvini ha già compiuto quest'estate al Papete, però è riuscito a uscirne in maniera egregia e nonostante questo mezzo passo falso la Lega Nord è riuscita ad avere comunque nei sondaggi il 40%. È arrivato a toccare quasi i picchi del 40%, un risultato che non si vedeva da anni nella politica italiana. Questo gli permetterebbe probabilmente di vincere le elezioni in maniera maggioritaria e di governare da solo, quello appunto che vuole Salvini. Problema, possiamo anche ricollegarlo alla sinistra italiana. La sinistra italiana ha dimenticato gli interessi dei cittadini di cui si è sempre fatta carico. Cittadini dimenticati dalla politica e dagli alti interessi. Quei cittadini, diciamo, sono stati ammaliati da questa nuova potenza di Salvini che ha attraverso tematiche come l'immigrazione, la difesa del suolo pubblico e la difesa personale. Salvini ha rimorchiato facilmente con queste nuove tematiche i cittadini italiani, appunto dimenticati dalla sinistra italiana. Ora come ora è difficile dare una valutazione sulle prossime elezioni, in quanto l'ago della bilancia che poteva essere i 5 Stelle si è dichiarato imparziale tramite il voto sulla piattaforma Rousseau. Quindi quei voti, quel 10% percentuale che avrebbe fatto, quei 10 punti percentuali che avrebbero fatto vincere il PD e Stefano Bonaccini, il candidato PD in Emilia-Romagna, facilmente sono adesso, diciamo, buttati nel vento e quindi l'equilibrio è totale e le prossime elezioni in Emilia-Romagna il 26 gennaio 2020 stabiliranno le sorti del governo italiano. Grazie per l'attenzione e alla prossima puntata. I can see your love restrained.